Foggia ha regalato a 4 giornate dalla fine la matematica promozione in Serie A della squadra rossonera. Innanzitutto dal giro di campo con un'enorme bandiera rossonera portata da giocatori, dirigenti, dallo stesso allenatore cecoslovacco Zeman. Un via definitivo alla festa che i tifosi foggiani da settimane andavano organizzando, sbrigliando la fantasia e l'entusiasmo di chi ritrova il massimo campionato dopo 13 anni di purgatorio in C1 e Serie B. Caroselli di auto hanno attraversato la città in festa per tutta la notte, mentre i giocatori nello stadio lanciavano in aria in un grido liberatorio l'allenatore Zeman, finalmente alleggerito dall'assillo della matematica promozione. Vedere uno che ha raggiunto l'obiettivo, ha raggiunto la Serie A, penso che sul piano professionale è il massimo di quello che uno può ottenere. Poi ottenerlo con un gruppo come ho avuto io e con la società in cui ho lavorato io, e soddisfazione è doppia. Il presidente Casillo quasi bloccato dall'emozione. Non si può misurare questa gioia. Nelle parole degli atleti rossoneri la felicità per il coronamento di un campionato giocato con il massimo impegno e sacrificio. Cominciamo dal portiere, Franco Mancini. Emozione sicuramente di aver vinto un campionato di B. Dopo per il resto... adesso penso solo a festeggiarlo insieme con i miei compagni. Ed ora il trio d'attacco, il furetto imprendibile, idolo delle ragazzine foggiane, Beppe Signori. All'inizio di stagione sembrava quasi un sogno, adesso è diventata realtà. Questa è la mia terza promozione, ma senz'altro la più bella, la più voluta, è quella che forse ci ha dato maggiori soddisfazioni. Ecco il goleador principe, in arte Baianito o anche Ciccio Gol, nella vita Francesco Baiano. La scorsa stagione ad Avellino è stato per me un fallimento, sono arrivato qua. Mi ha dato subito fiducia a mister Zeman, poi ho conosciuto dei compagni veramente eccezionali, perciò devo tutto al mister, alla società, ma soprattutto ai compagni. La città di Foggia a questi e a tutti gli altri giocatori si è stretta attorno come meglio non avrebbe potuto, inventando coreografie che nello stadio Zaccheria costituivano delle vere e proprie opere di colore. Un sostegno costante, convinto, con un vecchio tifoso del Foggia della Serie A degli anni 60 che ha tirato fuori dall'armadio tuba e marsina rossonera, amarcord fotografici esibiti con tanti altri in gradinata nonostante il freddo e il vento gelido. Una continua invenzione di cori e coreografie che ha entusiasmato anche il sindaco di Foggia, Domenico Verile. Io credo che la protagonista di questa bellissima giornata sia stata l'intera città e mi corre l'obbligo subito ringraziare le autorità preposte come pure le forze dell'ordine che hanno svolto un servizio perfetto, ma non va sottaciuto e non va e deve essere evidenziato la grande maturità e sportività delle tifoserie e del pubblico presente. Nato a Napoli nel quartiere Soccavo 23 anni fa, segno zodiacale Pesci, attaccante dell'unica squadra già matematicamente promossa in Serie A, il Foggia, con 20 reti come bottino personale. Questi sono solo alcuni dati della carta d'identità di Francesco Baiano. Ma Francesco, quali sono gli altri segni particolari? Ma il segno, direi, quello più importante è quello di mia moglie, che è in bilancia. E poi niente, è arrivato un segnale quest'anno molto positivo per me e per la squadra del Foggia, questa conquista della Serie A. Con 3 aggettivi lei riuscirebbe a descrivere la sua personalità? Ma è difficile perché sono un ragazzo molto emotivo, sincero e apprezzo le cose che sono difficili da raggiungere. Signora Laura, chiediamo anche a lei 3 aggettivi per descrivere il carattere di suo marito. Allora, direi pigro, buono, generoso. Senta, conoscendolo bene, che cosa gli regalerebbe per festeggiare la Serie A? Una motocicletta.
che non sono troppo consentite ai giocatori no, di calcio. No, però è una cosa che gli piacerebbe molto. Forse è proprio il fascino del proibito. Ci sta. La sua collezione preferita sono i gol. Ma in questo momento sì, però ci sono altre cose che mi piacerebbe cambiare. Per esempio? Per esempio, come vedo tanti ragazzi che giocano in mezzo alla strada, che non hanno posti per esprimersi, per stare insieme. E questa è una cosa molto grave che si vede in tutta Italia. Senta, con 20 reti nel suo carriere, comincia a sperarci in questo titolo di capocannoniere della Serie B? Ma sinceramente all'inizio non me l'aspettavo, perché venivo da un'annata molto deludente. Però adesso che siamo in A e sto insieme a Babbo a 20 gol, è l'obiettivo che penso di più in questo momento. Chi smista le lettere delle ammiratrici? Non mi arrivano, per fortuna, però se ci fossero, io senz'altro. Sarebbe curioso di sapere sì, che molto, cosa scrivono. Molto, anche perché sono molto gelosa. E suo marito nei suoi confronti è geloso? Sì, ma lo dà meno a vedere. È vero che ha cominciato a segnare di più con l'arrivo del portafortuna della mascotte di casa? Ma sicuramente, quando è arrivato Pughi in casa avevamo perso la terza partita consecutiva a Barletta. E mia moglie è andata in questo negozio dove c'era il mio canino e niente, ha fatto pena a mia moglie perché l'ha visto proprio male sto cane. E da quando è arrivato lui in casa le cose sono cambiate. In questo clima di piena festa che si respira un pochino in tutta Foggia, Baiano, le viene in mente un episodio particolarmente divertente avvenuto in questo campionato, simpatico? Ma riguarda sempre il calcio, diciamo, perché è stata una stagione che non mi era mai successo di vincere tanto. E quest'anno, fin dall'inizio del campionato, stavamo in ritiro, il mister ci ha chiamato da parte a me, Rambaudi e Signori, e ci ha detto: se non fate minimo 40 gol avete fallito. Una domanda per entrambi: qual è la cosa che avete rimandato fino ad ora e che farete per prima appena concluso il campionato? Francesco? Ma direi in questo momento niente, tutte le cose che abbiamo programmato in futuro le abbiamo sempre fatte, perciò penso che per ora non c'è niente da fare. Laura? Ma io direi le vacanze, di stare un po' insieme, lontano da tutti, di riposarci e niente, insomma proprio le vacanze.